Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro salvataggio di Pierce, il nostro carissimo companion. Oggi invece faremo un'altra cosa, ovvero renderemo Pierce ancora più potente. Ma ho bisogno di un vestito più appropriato. Pepsi Man sì è potente, ma non è adeguato. Sì, direi che questo è più appropriato. Da una delle missioni di Shondi ho ottenuto il braccio cannone laser, che è già abbastanza carino così com'è. Però il minigun è... E quasi quasi utilizzerei questo. Mi piace come arma. Guerra fredda, l'arma non si surriscalda più, spara a volontà. Però aumenterei prima i danni, allora. Bello il minigun, bello, grosso e cazzuto. Su, signorina, mi dia tutti i soldi. Brava. E voi? Sai qual è il problema di questo minigun? Il vero unico problema è che veramente questa cosa che spara a destra e a sinistra è terribile. Però è forte, quindi direi che ravvicinato questa roba fa un sacco di male. Quindi Pierce, tu hai bisogno di più disciplina e sarò io a inculcartela. Incontra Pierce. Hey boss, I got a tip on one of Zinyak's guys started shit within the simulation. Let's get together and take him out. Perché no? Always up for a fight. Sono sempre pronto a un po' di divertimento insieme al mio amico Pierce. Ed eccomi qua, Pierce. Ci è voluto un po', ma sono arrivato. So here's the plan. What the hell? All right, you two, go in and... Hey! Damn it, girl, my mission, my call. There's a shipment of trucks being unloaded at the dock. That's what we hit first to start drawing out Zinyak's guys. Va bene. Eccomi qua, Pierce. No, dai. Andiamo tutti e due con una macchina sola. Non ha senso andare una a piedi e una in macchina, dai. Non riuscirebbe neanche a starmi dietro. Dai, Pierce, sali. Comunque a me va bene che tu scegli la musica. Alla fine ormai il presidente si è affezionato alla musica che sceglie Pierce. Giustamente. Certo che posso farlo, sono il cacchio di presidente degli Stati Uniti d'America, posso fare il cavolo che voglio. Ma prima di quello, ero uno sbarbato che è stato salvato, da uno di cui pensava di potersi fidare e invece alla fine l'ha tradito e l'ha fatto esplodere su una barca e l'ha lasciato in coma per anni. E beh, alla fine sapete tutti com'è finita. L'abbiamo ucciso, abbiamo preso il suo posto, ma soprattutto abbiamo ottenuto la nostra vendetta. Hanno trovato la musica che gli piace. Per fortuna la musica a volume basso, così non mi becco il copyright e andate a cagare tutti e due. Our friends are saying we ain't gonna last. Cause I move slowly. And baby, I'm fast. Io tra l'altro penso che siccome esistono sei doppiatori in Saints Row, tre per il maschio e tre per la femmina, quello che credo è che loro abbiano rifatto questa parte almeno con il doppiatore che fa Pierce almeno appunto sei volte per poter avere sia la voce del presidente che canta. Aspetta, io ce l'ho i poteri, sì che ce li ho i poteri. Che canta. Makes sense now that you mention it. Does this mean we can expect to run into Donnie? Sia in un modo, sia nell'altro. Ai, Brotherhood, quanto non mi siete mancati e quanto ci godo. A buttarvi in acqua i vostri bei macchinozzi. È molto più soddisfacente che farveli esplodere, sincero. Dov'è l'ultimo? Aspetta, questo. Ecco fatto, via. Pensavo di averlo lanciato dall'altra parte, ti giuro. C'è qualcun altro? Sì, è l'ama. Anzi, aspetta. Uno e due. Perfetto, soddisfazione. Oh, minchia, stavo per schiantarmi contro la macchina. Vieni, Pierce.
Tranquillo, anche tu tra poco avrai tutti questi poteri. Ah, beh, sei teletrasportato, non sapevo avessi questo potere allora. Hanno già cambiato musica di nuovo. Come on, y'all, sing it with me. I know you sentilo, know sentilo come che ogni on, canzone on, si mettono a cantare come assieme. You got what I need. Madonna mia. Le vostre doti canore sicuramente non sono migliorate, ragazzi. Mi chiedo se almeno una voce fra queste sei che vi ho detto prima almeno era intonata. Perché questa qui è veramente terribile, detto sincero. Ahia, mi sono schiantato. Shut the fuck up. You got what I need. And you say he's just a friend. Hell no. Ruin Bismarck. Man, I can't wait to kill that bitch. Non vedo l'ora di ucciderlo. La cosa bella è che alla fine Zinyak si sta divertendo. Cioè, a Zinyak non gliene frega niente di quello che stiamo facendo alla fine. In un modo o nell'altro, lui si sta divertendo. Sali sulla macchina. Bastarda? Bravo Pierce, hai fatto il tuo lavoro in maniera egregia. Sto poliziotto? Dai! Ecco, Pierce sale in macchina. Bravo ragazzo. Dicevo, Zinyak alla fine gliene frega un cazzo. Cioè, noi stiamo cercando di sabotarlo, ma pensa di avere la situazione in pugno. Quindi, in teoria, penso che relativamente poco gliene freghi di tutto quello che stiamo facendo qua dentro. Alla fine, anche se controlliamo questa simulazione, dal suo punto di vista è lui ad avere le carte in mano. Dal suo punto di vista è lui che ha comunque... Dove sei? È comunque lui ad avere il coltello dalla parte del manico, non noi. Potrebbe chiudere questa simulazione e farci uccidere in 2 secondi se lo volesse, immagino. Vediamo se è questa la scatola. Secondo me no. Still not finding anything. Ovviamente. Ecco fatto. Madonna mia, quest'arma quanto. Occhio Pierce. Quanto è bella quest'arma, santo Dio. Santo Dio. Quanto è bella. 2 in un colpo. Vai Pierce, pensaci tu. No, ho fatto io, tranquillo. Nothing. You're quite certain it's here. Ottimo, it siamo venuti qui per niente. Maybe it's on the other side of the building. Bene, allora. Ah, ma sono sopra, aspetta. Allora. Becca di questo. Dove sei? Donna mia, sto fucile, se l'è bello. Ecco fatto, Pierce, uccidi tutti gli altri. Ah no, Pierce, tutt'altra cos'è sta roba? Part 2 complete. Now to follow the guy getting away. Should we be moving faster? That's a good idea. Questo qua di fuoco. Looks like he isn't that far ahead. Remember, we can't kill him. We have to find out where he's going. Right, boss. Oh, boss. Shit. I can get used to this. Don't. Ma devo seguirlo io direttamente da solo o Pierce deve venire con me? Non l'ho capita questa cosa. Ah, ok, pensavo... Non avevo capito se il fatto che lui fosse esploso fosse normale o no. Voglio salirgli sulla macchina, così non devo neanche correre. Dai! Che palle! E fermati! Donna mia! Una cosa semplice volevo fare, volevo solo saltargli sul retro della macchina per almeno seguirlo direttamente, non posso fare neanche questo. Ah! Ok, ci ho provato, mi è sbalzato via. In una maniera abbastanza, devo dire, inaspettata. Sì, ma quanto devo seguirlo?
Per quanto devo seguirti ancora? Ma che palle. Ma guarda, sta rallentando però. Niente, non posso proprio salirgli. Fermati. Maledizione. No, ero salito nel retro. Ero riuscito a salirgli dietro almeno. Ma quindi ci fermiamo? Cosa, Non vorrei continuare a correre per nulla. Quale radio? Ah, ma mi sta seguendo veramente Pierce con la macchina? Esatto. Oh, finalmente. No! Dio mio, se non era per quella macchina ormai ero su, Tanto mi sa che ormai siamo arrivati, forse. Sarebbe stato bello se però almeno una mappa, o meglio tipo una simulazione. Oh, ed eccoci qua di nuovo. Vai. Ora tutto il resto è stare solo... dannazione. È stare solo fermi, stavo per dire. E niente. La missione è continua a seguire il bersaglio. Per dove? Boh, non si sa. Vabbè, se ogni tanto lui si ferma. Io sto qua sopra, dai. Voglio vedere se almeno adesso che sono riuscito a salire... Niente, ogni tanto ti fa cadere, ogni tanto no. Va bene così. Oh, quando si ferma ve lo dico, dai. Oh, finalmente. Meno male. Ora proprio adesso che avevo detto, dai, ora che smetto di farvi vedere dove sta andando, ha deciso di dirmi dove andava, bene. Ed eccoci finalmente al maledettissimo aeroporto. Quanto siamo stati a inseguirti una vita? Uccidi Maero. Maero, da quanto tempo? Era palese. Era palese che era Maero. Già esploso tutto, finito? Ah no, è ancora lì. Guarda, non frega nessuno dei tuoi maledettissimi affari. Come sta Jessica? Ti ucciderò con molto piacere, stronzo. Esatto. Stai zitto, Maero. Stai zitto. Eri un coglione al tempo, sei un coglione anche adesso. E Pierce si è evoluto. Oh, fantastico. Finita. Brotherhood completata. Denaro, $2000. Esperienza, non abbastanza per salire di livello. Super amico Pierce e amico Maero, ottimo. Alla fine la missione è stata inseguitizio e arriva fino al cavolo di aeroporto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!